Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo flight controller ideale per droni FPV. Si tratta dell'eFlight KISS FC, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Come suggerisce il nome, questo flight controller ha il firmware KISS. Infatti Flightduino ha concesso in licenza a eFlight di poter usare il proprio firmware. Quindi tutte le configurazioni di questa scheda andranno fatte tramite il configurator KISS GUI. Vediamo ora il contenuto del box. All'interno della confezione troviamo il flight controller, una scheda esterna che servirà per l'aggiornamento degli ESC e per configurare l'USD, un cavo di potenza da 12AVG con connettore XT60, un set di cavi per collegare gli ESC 4 in 1 e un set di cavi per la scheda esterna. La scheda si presenta come una classica all-in-one con PDB integrata. Infatti il cavo di potenza va collegato direttamente al flight controller. Le batterie supportate sono da 2 a 6 celle. Nei quattro lati abbiamo i pad per collegare gli ESC singoli. A fianco al pad segnale abbiamo anche quello per la telemetria degli ESC. Vi ricordo che questo flight controller può leggere solo quella degli ESC KISS. Se invece avete degli ESC 4 in 1 potete collegarli direttamente in questo connettore JST. L'hardware di questa scheda è basato sulla KISS V1, quindi processore F3 e giroscopio MPU 6050. Non è hardware di ultima generazione, ma nell'ecosistema KISS risulta ancora valido. Finalmente abbiamo un USD integrato anche in una scheda KISS, caratteristica che ormai è uno standard per i flight controller con Betaflight. Di conseguenza abbiamo anche i pad per collegare la videocamera e la videotrasmittente sul flight controller. Nella fila superiore abbiamo il V-in per il segnale della videocamera, un pad 5V se la vogliamo alimentare a 5V, un pad V-BAT se la vogliamo alimentare con la tensione diretta della batteria e un pad GND per la terra. Nella fila inferiore abbiamo il V-out per il segnale della VTX, un pad 5V, il V-BAT e infine la terra. Ho trovato una buona scelta affiancare i pad 5V e VBAT sia per la videocamera FPV che per la VTX, in modo da rendere la configurazione più semplice e pratica possibile. Qui abbiamo il tasto boot che serve per aggiornare il firmware. Per le procedure di aggiornamento potete seguire la mia guida cliccando il link in alto a destra o in descrizione. Su questo lato abbiamo i pad per collegare le varie periferiche. In questi due pad colleghiamo il buzzer, mentre i LED nei due pad di sotto. Colleghiamo il segnale qui, la terra a fianco e il positivo in questo pad 5V grande. I pad qua sotto sono dedicati alla ricevente. Sono supportate tutte le più utilizzate in ambito FPV, come l'FR Sky, Crossfire, eccetera. Per concludere possiamo dire che questo flight controller è una scelta interessante se volete avvicinarvi al mondo KISS. Sicuramente è preferibile alla KISS V1 standard. Il prezzo leggermente superiore è compensato sia dalla dotazione che dalle caratteristiche aggiuntive. Infatti OSD e PDB integrati sono delle caratteristiche che non dovrebbero mancare in nessun flight controller. Sempre in ambito KISS il top al momento è rappresentato dalla KISS V2. Anche se il costo di questa scheda è decisamente superiore. Il mio consiglio è di acquistare questa eFlight KISS FC se state assemblando il vostro primo drone, mentre se siete degli utenti esperti e volete spendere un po' di più potete valutare la KISS V2. Questa era la mia recensione dell'eFlight KISS FC. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.